fine di questo mio intervento, debba dare la possibilità comunque ad un leader sindacale, in questo caso che rappresenta migliaia e di cittadini e di operatori in termini di sicurezza, di poter confrontarsi con il ministro dell'interno, con il suo ministro di riferimento. Per la seconda volta, Presidente, in pochi giorni il segretario Tonelli quindi si è sentito male. Cerchiamo, Presidente, quantomeno di poter organizzare un incontro e affinché chiaramente la Presidenza sia informata di questo, noi le invitiamo sicuramente ad informare. È il primo ministro Renzi, è il ministro Alfano che questa situazione non è più facile da portare avanti. Questa è una persona che da 49 giorni sta facendo uno sciopero della fame, che abbia torto o abbia ragione, quantomeno le istituzioni, ed in questo caso Matteo Renzi e Angelino Alfano, devono sicuramente ascoltare un cittadino, un rappresentante delle forze dell'ordine ed in terza battuta anche una persona che rappresenta con un sindacato, come prima detto, migliaia di persone. Grazie. Grazie. Ha chiesto di parlare il deputato Di Battista. Prego. Presidente, io ho appena incontrato i poliziotti del SAP, Gianni Tonelli, fuori, come ha fatto anche il deputato Vito, e gli ho detto chiaramente che il Movimento 5 Stelle non è sempre stato d'accordo al 100% con alcune posizioni prese appunto dal SAP, ma siamo d'accordo con le rivendicazioni che oggi fa Gianni Tonelli e siamo schifati dal fatto che appunto il ministro Alfano non l'abbia ricevuto. Questa persona sta male, cioè sta male, come diceva prima Vito, sta soffrendo. E lo sta facendo per far sì che si parli, che il Parlamento della Repubblica Italiana si occupi di questioni importanti, rilevanti per i poliziotti e per la sicurezza nazionale. Ora, per me, Presidente, è anche intollerabile che da quando Alfano ha ricevuto un avviso di garanzia per abuso d'ufficio non si sia più neanche presentato nel Parlamento della Repubblica Italiana. E credo che sia vostro dovere, Presidente, della Presidenza, garantire il rispetto delle istituzioni e di questa Camera dei Deputati e far sì che il ministro Alfano si faccia vedere nelle aule competenti, Camera e Senato, ancor di più perché vi sono delle problematiche sollevate da un cittadino, un poliziotto che sta facendo sciopero della fame, e ancor di più per il fatto che il capo della Polizia, dal punto di vista politico, ha avuto un avviso di garanzia e sotto inchiesta per abuso d'ufficio. Vi sembra normale? Male che tutto questo avvenga nel silenzio delle Camere Deputate e che Alfano non sia qui a riferire e a parlarci anche del perché non ha voluto ricevere Gianni Tonelli, per cui noi ci aggreghiamo alle richieste fatte in precedenza da altre forze dell'opposizione e chiediamo che il prima possibile Alfano venga qui e che sia data possibilità a tutti i gruppi parlamentari di esprimersi e anche di fare, Presidente, e concludo, una valutazione a 360 gradi sull'operato d'Alfano, perché ne abbiamo il diritto, ancora di più perché voi ci avete bocciato la mozione di sfiducia al ministro Alfano al Senato. Grazie. Grazie. Onorevole Molteni, prego. Grazie, Presidente. Presidente, vede, noi abbiamo difeso e sostenuto le battaglie sindacali e di giustizia di Gianni Tonelli, segretario generale del SAP, quando tutto questo Parlamento considerava Gianni Tonelli e il SAP un uomo e un sindacato eversivo e pericoloso per la sicurezza del Paese. Quindi oggi ci fa particolarmente piacere vedere questa manifesta solidarietà nei confronti di una persona delle istituzioni che da 50 giorni sta sostenendo uno sciopero della fame semplicemente per rivendicare diritti e sacrosanta dignità alle forze di polizia. Io non sono d'accordo con i colleghi che invocano e pietiscono la presenza del ministro Alfano, perché lo sciopero della fame dell'amico Gianni Tonelli è la conseguenza